Ti togli il pane per non ingrassare, ma ingrassi gli altri con il tuo cellulare. L'affitto è alto, il morale è a terra, ma dalla tele dicono che poi tutto passa. Come passa il vento, passa tempesta, e ci ricorda che è finita la festa. È colpa di questo pure, colpa di quello, meno male che c'è ancora il grande fratello. Rivoluzione Tour 2015 di Danilo Sacco, e è qui nella frazione di Colle d'Avena di Alatri, Frosinone, e ci è venuto a trovare, e noi siamo contenti di avere un grande artista ospite per questa bellissima festa. Benvenuto, grazie, ad Alatri. Grazie per il grande, per l'artista, per cui troppo buoni. Alatri già anni fa ascoltò le note di Danilo nella piazza principale, e io ero piccolissimo, ricordo questa... La prima volta che ti ho visto dal vivo è stata nella mia piazza, e da lì ho cominciato a seguirti. Quindi ecco, siamo qui e sei mio ospite, grazie anche al mio essere bambino di allora. Bellissimo, questo è un bel complimento, sono felice che l'hai detto. E il destino di chi fa musica, no? Un destino buono poi alla fine, incontrarsi sempre, magari a distanza di tanti anni, poterne parlare... ed è sempre straordinario. Speriamo che questa sera vada bene come allora. Io non sono qui per piangere. Hai fatto più di 30 date all'incirca quest'anno, in quest'estate, ce ne sono ancora altre, quindi la Rivoluzione Tour continua. Dunque, continua perché in realtà noi avevamo preventivato di fare una ventina. Devo dire che stiamo andando molto meglio del previsto, per cui abbiamo deciso di andare avanti fino al 15 di ottobre. Toccheremo più o meno ancora Calabria e Sicilia. Una lunga estate. Molto lunga, quindi arriveremo a fare più o meno 30-35 date. Poi però ci dobbiamo fermare perché dobbiamo pensare al disco nuovo che uscirà per i primi mesi del 2016, a meno che non ci siano problemi. Però fa sempre, esatto, no, fa sempre piacere comunque suonare, per cui se devo scegliere di suonare un po' di più ancora, una settimana in più, 10 giorni in più, lo faccio volentieri, lo facciamo volentieri. Uno, perché poi è il tuo mestiere e ti diverti sul palco. Due, perché portare in giro Rivoluzione Tour è importante, oggi come oggi, in un momento dove effettivamente lavorare si fa fatica. E invece io devo dire, sono molto contento quest'anno. Io mi ricordo anni fa, giocavo a vivere quattro passi nella realtà e poi mille miglia di fantasia. Lottavo con gli eroi ed era un attimo che cavalcavo l'anima fino a che arrivavo a bere birra con Dio. Io mi ricordo anni fa, giocavo a piangere quattro grammi di cenere e un chilo d'oro di poesia. Pranzavo con il re e con la regina di cuori e pensavo che la vita fosse tutta così, come un gioco senza fine. Arrivavo a toccare le stelle. Senza bruciarmi, perché bruciava già di coraggio il mio cuore e la mia anima.
terzo album da solista. Questo uscirà sabato. C'è Un altro me, Minoranza rumorosa, e adesso questo Top questo, Secret. Questo, no, no, non è, no, no, non c'è. Non, si chiama che, questo. No, questo potrebbe essere un'idea. Come si chiama questo? Questo va. No, un'idea ce l'ho più o meno, però non c'è niente di Top Secret. Che voglio prima vedere i testi. Voglio prima finire di scrivere i testi e poi decideremo in base anche ai testi un buon titolo che abbiamo, che sia pregnante. Bravo, sicuramente saranno testi come gli altri due, anzi come il secondo album, Neonanza Rumorosa, molto incentrati su quello che stiamo vivendo, quindi fra virgolette, come si dice oggi, molto impegnati. Il primo parlava come inevitabile un po' di meno. Di quello che volevo fare, di ciò che sono stato, di ciò che io credo di essere, quindi è un po' più intimista il primo album. Il secondo parla di storie realmente accadute, anche difficili, e il terzo sarà, io penso, anche più duretto a livello di testi. Di testi. Beh, perché se un testo è molto pregnante, anche se fatto solo violino e voce, può diventare un pezzo di metal, per cui spero che non si arrabbi nessuno, ma io credo che sarà un disco con dei testi piuttosto forti. È stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. È una promessa che non mancherò. E poi anche un altro giorno nascerà per noi. Stasera ascolteremo anche i brani del secondo album di Minoranza Rumorosa. Sì, anche quelli del primo e naturalmente, boh, perché ci sono solo due album, non ho ancora un grande repertorio personale, avrò il piacere comunque di cantare cose che facevo prima, facevo con i Nomadi, facevo con un altro mio gruppo, quindi anche delle cover, soprattutto di Francesco Guccini e di Massimo Bubola, che sono non solo due amici ma due persone di grande riferimento. Poi come si fa, soprattutto dal mio punto di vista, a rinunciare a suonare cose di Francesco? Cioè, è impossibile, sono pezzi immortali e tali rimarranno. Ho visto che tu diversi anni fa, è una mia curiosità, hai cantato anche davanti a Giovanni Paolo II, Trovare Dio. Che emozione hai provato? Anche perché poi quell'esibizione mi ricordo che era stata accompagnata da qualche critica, perché dice un gruppo come tu rappresentavi i Nomadi in quel momento cantava anti a Giovanni Paolo II. Tu come Danilo cosa hai provato? Ma io ho provato una grande emozione, poi non ho, se ci sono state le critiche onestamente non vedo perché avrebbe dovuto esistere, nel senso che io ho sempre parlato di tolleranza prima di tutto, sempre e comunque. Io oltretutto sono buddista, per cui fondamentalmente chi meglio di me può dire la verità. Io mi sono emozionato, cioè alla grande, per cui non è un problema, c'è posto per tutti. Ma anche il brano era molto... Ma come no, ma poi Trovare Dio poi alla fine non è che parla per forza di un Dio a cui devi dare un nome e un cognome, parla di... perché può anche parlare di te stesso poi alla fine, no? non è stato qualcuno più in alto di noi a dire che Dio creò l'uomo su immagine e somiglianza, fondamentalmente, per cui Dio è per me, da quasi cartesiano, da volteriano, da amante di Voltaire, per me Dio è la consapevolezza di se stessi, la tolleranza,
la voglia di sentire sempre più voci diverse, perché quello che mi preoccupa e di cui veramente ho paura è di sentire soltanto cori con una voce sola. Quando ci vestiremo tutti nello stesso modo, voteremo tutti lo stesso partito, avremo tutti la stessa religione, ci sarà da preoccuparsi. E questa è una cosa che è una deriva che spero che non accada mai. Gli eroi del nostro tempo, lo diciamo tutte le sere, non sono i musicisti, non sono gli sportivi, non sono i politici. Gli eroi del nostro tempo sono le persone che si alzano alle 4 del mattino, sono a rischio di licenziamento ogni sera per 4 lire, rischiano la pelle tutte le volte che si alzano dal letto. La storia che vi vogliamo raccontare è una storia di un amico, di Marco, che non c'è più. Sapete perché? Perché come più di 30.000 persone, operai, è stato tenuto all'oscuro della pericolosità del materiale che stava lavorando, l'amianto. Ripeto per l'ennesima volta, non vogliamo lanciare nessun messaggio, però riteniamo che noi dobbiamo essere anche dei cronisti oltre che dei musicisti. Questa qui è la storia di Marco, di un operaio che ha lavorato tutta la vita ed è morto perché qualcuno non gli ha detto che quello che stava facendo era pericoloso, quando c'erano degli studi 60 anni prima che dicevano che tutte le persone che lavoravano l'amianto erano a rischio di vita. Torna domani, che c'ho da fare? Torna domani, te può lavorare nel cantiere dove si va a sudare. E poi non ti ho sentito arrivare. Un altro giorno, la differenza, quella che passa tra vivere o morire, l'indignazione di tutti quanti dura quanto un temporale. Gli amici di Alatri, un grande abbraccio, io vi devo ringraziare perché mi avete nuovamente invitato, io sono molto felice di essere qui, anche perché io vivo a pochi chilometri praticamente da voi, e un grande abbraccio, un bacione. Noi, tempo permettendo, adesso facciamo un aperitivo, ciao! Mi piace questa cosa dell'aperitivo. Claudio Tofani, eccolo qua, faccio vedere la scherma. Allora, io ti voglio ringraziare ufficialmente per gentilezza, disponibilità e professionalità. Bravo, veramente bravo Claudio, sul serio. Averne. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
when we used to sit in a government jet in Princeton. Grazie dal tuo fondo del cuore, veramente. Lunga vita!